che cosa pensereste, per esempio, a sentir cantare improvvisamente qui allo studio 5 del Nomentano durante la ricerca dell'arca Madonna? Ma sì, perché non sapevo cantare, non sapevo ballare, Madonna, comunque era Madonna, per me era difficilissimo. Ma non ti divertivi? Non mi divertivo, non mi divertivo perché dovevo fare qualcun altro, però è stato il mio trampolino di lancio. Però l'hai sempre fatto con ironia. Guarda. Certo, l'ironia ti salva sempre. Ma io, lo dico da sempre, l'ironia... Certo. No, ma anche in questo caso l'hai fatto... carinamente, divertendo, ti divertivi, no, e poi chi ti guardava diceva quanto è bella. Ma insomma, su questo avrei delle cose da dire, però... Non mi dica che sei insicura. Ma io sono sempre stata insicura sulla mia fisicità, lo sai? Sempre. Ma poi soprattutto anche quando facevo Madonna, anche perché quello che tu hai visto era una Guepierre che mi ha fatto una sarta di Fossano. Mm. La parrucca l'avrò comprata a Fossano, là vicino. Ma Madonna aveva la Guepierre di Gautier, i migliori parrucchieri del mondo. Quindi va bene, io ero la sosia, ma un attimino, sai, quella di noi altri, insomma. E quindi non mi sentivo veramente molto... molto bene. Sì, però poi è successa una cosa incredibile, che nel 2016 Madonna pubblica, credo sul suo Instagram, una foto pensando di essere lei, dice, Madonna dice pubblico la mia foto, e invece eri tu, ne hanno parlato Vediamo questa foto, eccola qua. Sì, se ne è parlato tanto, devo dire che è stato anche divertente, forse più per me che per lei. Ma se ne sei mai resa conto? Certo, lei ha tolto la foto, almeno, però io non credo qualcuno gliel'ha detto? Sì, certo. E credo però che non l'abbia neanche pubblicata lei, penso che Madonna abbia qualcuno, magari era uno stagista molto, molto giovane che si è sbagliato e che sarà stato licenziato in tronco, perché dopo mezz'ora che è successo questo fatto, l'hanno tolta subito. L'hanno tolta.